Fratelli e sorelle, riprendiamo questo cammino ecclesiale con uno sguardo rivolto al mondo, perché la comunità cristiana è sempre a servizio dell'umanità per annunciare a tutti la gioia del Vangelo. Ce n'è bisogno, soprattutto in questa drammatica ora della nostra storia, mentre i venti della guerra e dei fuochi della violenza continuano a sconvolgere interi popoli e nazioni. Per invocare dall'intercessione di Maria Santissima il dono della pace, domenica prossima mi recherò nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove reciterò il Santo Rosario e rivolgerò alla Vergine un'accorata supplica. Se possibile, chiedo anche a voi, membri del Sino, di unirvi a me in quell'occasione. E il giorno dopo, 7 ottobre, chiedo a tutti di vivere una giornata di preghiera, di digiuno per la pace del mondo. Camminiamo insieme, mettiamoci in ascolto del Signore e lasciamoci condurre dalla brezza dello Spirito.